chiede un contestatore o uno che mette in dubbio le cose che io dico, chi mai potrebbe confermare o meno che nel 4631 d.C. ci sarà la fine del mondo? La mia risposta è semplice. La conferma è addirittura scritta sulla Bibbia da chi conosce tutti gli eventi e ha potuto trasmetterli dal futuro proprio come la risposta a questa domanda. Tale conferma sarebbe stata data e sarebbe stata vista da quel solo Romano Amodeo che per primo l'avrebbe intravista e usata. Bibbia, libro 1, capitolo 1, versetto 1, vale 4631 e dà il ciclo degli anni terrestri. In principio, nella stessa prima parola, brasit, che vale 913 in contenuto numerico, corrispondente a 365,25, che sono il numero dei giorni esatti sulla Terra, moltiplicati per 10, ossia il ciclo di 10 anni, e divisi per 4, a portare alla presenza un quarto del ciclo in 10 anni. Un quarto, 2,5, è il tempo, e tre quarti, pari a 7,25, è il suo spazio. Il suo spazio in 10 anni è solo dato da 2,5 anni e 913 è proprio ottenuto moltiplicando il numero dei giorni di un anno. Ora non avevano a quel tempo in cui la Bibbia fu scritta questa competenza qui. Competenza preziosissima, che si dimostra sapientissima per le ragioni che io ora porto avanti a conoscenza. Questa è la conferma data a Romano Amodeo che si è accorto che l'anno terrestre è dato da questo prodotto 26 per 14 più 10 ottavi uguale 365,25, il quale è in 1,25 il ciclo 10 di un ottavo, da meno 1 fino a più 1 esistono 8 i cubi dati da 2 al cubo, collocati nell'intorno dei tre assi cartesiani e uno solo degli otto esprime il volume il cui lato è 1 invece di 2, perché il volume quando il lato è 2 porta a 8, quando il lato è a 1 porta a 1 che è un ottavo. Quindi quando noi aggiungiamo un ottavo, noi non stiamo aggiungendo il tempo terrestre, ma stiamo semplicemente aggiungendo il tempo di riferimento all'unità. Nell'anno terrestre, 1,25 giorni non sono il ciclo della Terra, ma sono solo il ciclo di un ottavo di tutto il complesso unitario, che su base 2 vale 8. Il ciclo che appartiene solo alla Terra
dipende così solo da 26 per 26 più 1 diviso 2. Che cos'è 26? Qui non l'ho scritto, ma lo devo dire. È una espressione totalmente in linea di un piano il cui lato è 10 in un lato, 10 nell'altro lato, è trasversale. Ora si tratta anche di un volume. Quando è espresso come 26, è il flusso 6 in tutti e 6 i versi del piano 10 e 10. Ma quando 26 è un volume, allora per essere il volume 26, visto che 26 è tutto un valore solamente in linea, gli si deve aggiungere il piano al lato 1 e 1, e allora diventa 28. Quando noi moltiplichiamo il 26 per 28, noi stiamo tenendo conto delle due forme rappresentative. La prima è quella data da 26 per 1 per 1, che vale 26. L'altra è quella espressa in linea, che dà 26 più 1 più 1 uguale 28. Tale prodotto combina il volume 26 con i tratti in linea che danno il volume 26, in modo da combinare il valore che hanno in comune, poi chiaramente da ridurre al valore medio. E arrivando a 28 mezzo diventa 14, per cui 26 per 14 porta esclusivamente al ciclo della Terra. E in Bibbia avevano escluso il periodo lo 0,125, dimostrando di sapere benissimo che cosa è il ciclo della Terra e il ciclo unitario di riferimento. Il ciclo unitario di riferimento dalla prima parola brasit in ebraico è stato escluso, tanto da far conoscere che sapevano benissimo che solo il ciclo della Terra e non della sua unità era data solo da 364 uguale al 26 per 14. Andiamo avanti. Quello che è scritto in Bibbia è la conferma data sempre a Romano Amodeo, il quale è l'unico al mondo che si è accorto che 26 per 100 più 3 per 26 più 3 uguale 4631. Pone in principio la dimensione 3 dello spazio e, posto quel principio, combina il volume dato da 26 per 1 per 1 uguale a 26 con quel 178 che quantifica in linea 50 più 50 più 3 per 26. 50 più 50 è 100, 3 per 26 è 78. E a che cosa corrisponde tutto questo quando è un volume? Al prodotto di 50 per 50 per 78. Esso dà il valore di 195.000. E che cos'è 195.000? Se noi lo mettiamo in relazione a 100.000, ma che cos'è 100.000? 100.000 parte dal 10 elevato a 10, che è
la vera e totale unità di riferimento. 10 elevato a 10 sono 10 miliardi di unità, le quali, quando sono un volume, sono sempre quelle, perché sono un'area uguale a quella moltiplicata per 1, e che rimane area pur rimanendo 10 elevato a 10. Quando noi estraiamo la radice quadrata di quest'area per conoscere quale sia il suo lato, il lato è 100.000. Infatti 100.000 per 100.000 è uguale a 10 miliardi di unità. Dunque quel 100.000 di riferimento è tutto il lato elettrico o magnetico se noi configuriamo l'area di 10 miliardi come elettromagnetica. Questo è solo il lato elettrico o magnetico. Dunque, quando noi riferiamo a 100.000, il 195.000, che è il prodotto della somma, che come somma è 50 più 50 più 3 per 26, ossia più 78, e lo consideriamo il volume dato da 50 per 50 per 78 uguale 195.000, ci accorgiamo che il rapporto tra 100.000 e 195.000 è un periodo eterno dato da 0,512820, periodo eterno che si ripete sempre con 51, 28, 20, 51, 28, 20. Che cosa è questo periodo eterno? È un periodo che aggiunge a un mezzo, che è il tempo dell'unità ed è uguale a 0,5, lo 0,0016 per 8,0125, il quale combina la carica 8 più 8 della realtà decimillesima, perché vedete sono 16 decimillesimi. Quando la nostra realtà unitaria è 10.000, il valore unitario è nel decimillesimo, quello che unifica 10.000, perché per unificare 10.000 noi dobbiamo considerare i decimillesimi. 10.000 decimillesimi infatti sono 1. Quando questi decimillesimi sono 8 più 8, sono 16, e si moltiplicano per 8,125 decimillesimi, in cui 125 è il valore cubico di 5, un mezzo del ciclo, mezzo ciclo 10 è 5, 5 al cubo è 125, quindi è il cubo solo del tempo reale, 125. Quando lo esprimiamo nella dimensione esatta della realtà, dobbiamo collocarlo come 125 decimillesimi. Ecco allora che il prodotto di 0,0016, ossia 16 decimillesimi, per 8,125 decimillesimi, abbiamo ciò che si aggiunge come 28,20, come 12,82 a quel 5 che c'era nel periodo eterno. Dunque, abbiamo visto che cosa si aggiunge al tempo un mezzo. Si aggiunge proprio questo valore di carica ed è, e lo fa in eterno. Pertanto, quando noi rappresentiamo questo valore cubico in una espressione in linea, la dimensione lineare di ciò che porta a quel 195.000, ma in linea lo porta a 178, è una dimensione data non da 50 per 50
per 3 per 26, ma da 50 più 50 più 3 per 26, allora è quella che la esprime perfettamente in linea di anni quando moltiplica 26 per 1 e porta a 4631 quando abbiamo posto in principio l'esistenza dello spazio a dimensione 3. Ma andiamo avanti perché la conferma data dalla Bibbia è su tutta una serie di tesi di uno solo al mondo, Romano Amodeo. È la conferma data a Romano Amodeo proprio quando egli parte dal 913, quello di Brasit in Bibbia, che è quello del ciclo un quarto di 10 anni terrestri, e ottiene 4631 anni col calcolo preciso dato da 913 per 5 più 106. E facendo così ottiene esattamente quel ciclo di 4631 che è poi confermato in Bibbia. In questo calcolo abbiamo 106, è ciò che è posto in principio. Che cos'è posto in principio? Il piano avente in lunghezza i lati 50 più 50 che portano a 100, e poi sempre in lunghezza c'è il flusso 6, che è quello che va in tutti e 6 i versi quando sono uno in ciascuno. Allora noi in linea abbiamo il calcolo di 50 più 50 più 6, ma corrisponde nel volume al 50 per 50 per 6. 50 per 50 per 6 porterebbe a 15.000. E che cos'è 15.000? È tutta la nostra realtà, la quale vale 10.000, e allo spazio 10.000 si aggiunge il suo tempo un mezzo. Quindi, quando noi rappresentiamo tutta la realtà nel volume 15.000, noi abbiamo proprio tutta la realtà nel suo spazio-tempo intero. Se questo volume lo rappresentiamo puramente in linea, noi abbiamo solo non il prodotto, ma la somma tra le linee, e dunque abbiamo la lunghezza 106. A questa lunghezza 106, che cosa bisogna aggiungere? Brasit, ciò che è posto in principio. E per che cosa si deve moltiplicare? Per il tempo un mezzo, posto sulla base 5, che è il valore dimezzato del ciclo 10. Il ciclo unitario è 10. 5 esprime il tempo dell'unità. Ma quando l'unità non è 1, ma è 913, allora ecco che 913 per 5 l'incremento preciso nel tempo un mezzo dato a ciò che è posto in principio. 913 che esiste per 5 esiste per tutto il tempo un mezzo del ciclo 10. Aggiunto alla base 106 in linea porta il valore a 631 anni, afferma Amodeo con certezza. E la conferma chi gliela dà? La Bibbia. Ma come facevano quelli lì in antico a sapere così bene tutte queste cose? Perché non erano i rozzi uomini che scrivevano la Bibbia, erano persone che dal futuro hanno trovato il modo di lanciare nel passato le cose che poi Romano Amodeo, l'unico al mondo, fosse in grado di portare come risposta a chi vuole sapere chi conferma tutto questo. La conferma di tutto questo è data da chi lo ha visto accadere. E ancora la conferma data a Romano Amodeo proprio quando Romano Amodeo parte
Da 381 anni adesso. Che cosa sono 381 anni? Sono 300 più 3 elevato a 4. E in 3 elevato a 4 esprimono lo spazio che si basa sulla dimensione 3 in tutte e quattro le dimensioni dello spazio-tempo. 3 elevato a 4 porta a 81. Ora, gli si aggiunge a questo 81 il valore in linea, tutto il valore in linea, che è in linea 50 più 50 volte il 3, 100 volte il 3, ed è 300. Dunque, 381 che somma tutto lo spazio 300 alla dimensione di 3 elevato alle 4 dimensioni della realtà è un valore intero in movimento. Ora, 381, dice Amodeo, quando si moltiplica per 12 e gli si aggiunge un 59, porta esattamente a 431, dice Amodeo. Portano a tutto il ciclo. Si parte dal 12 per 5 uguale 60, che per 5, ossia moltiplicato per il tempo un mezzo del ciclo 10, porta 10 più 1 più 1, che è il volume 10, quando esiste come 10 per 1 per 1, ma in linea vale il 12, porta il 12 in tutto il suo tempo un mezzo di 10, a essere quel 60 che sono i minuti primi di un'ora del giorno. Sono i minuti secondi di un minuto primo. Sono i 60 minuti terzi di un minuto secondo. Insomma, 60 sono i minuti. Di che cosa? Di un giorno che è fatto di 12 più 12, 24 ore. Ora ecco che soltanto il giorno, nelle 12 ore, è il tempo un mezzo di un giorno, dimezzato in ore di giorno e ore di notte. Quando tutto il movimento si lancia solo per le 6 ore di un giorno solo di luce, allora gli si deve aggiungere il tempo minuto, ossia esattamente tutto il movimento che un minuto ha quando è presente nei 60 minuti di un'ora, e il suo movimento è 60 meno 1, che è l'occupazione presente. Dunque, cosa dice Amodeo? Che quando 381 anni avanzano per le 12 ore di mezza giornata e gli si sommano i 59 tempi di moto che possiede un minuto presente in un'ora, un secondo presente in un minuto, un terzo presente in un secondo, un quarto presente in un terzo e così all'infinito, allora si giunge di certo al ciclo di 4631 anni. Ma la Bibbia è la conferma data a Romano Amodeo anche e proprio quando parte da un altro calcolo. Comincia a considerare l'energia 66, la quale esiste nei sei versi. In ogni verso c'è la presenza 1 del ciclo 10, che vale dunque 11. Allora, nei tre versi in positivo vale 11 più 11 più 11, ma altrettanto vale nei tre versi negativi. Dunque, noi abbiamo un meno 33 nel negativo e un più 33 in positivo, i quali sono in perfetto equilibrio, poiché ciò lo 0
è dato proprio quando facciamo i calcoli e 33 meno 33 è uguale a zero di squilibrio. Niente si muove nel tempo, dunque vale pura energia il 66. Allora accade che 66 per 66 più 4 più 66 sesti uguale 4631. L'energia 66, dice Amodeo, quando avanza in tutte e quattro le dimensioni della realtà, allora occupa 70 in linea e diviene con 70 tutto il moto in linea di un cubo di lato 10 che ne ha 3 e dunque esiste come 10 più 10 più 10 come 30 quando si somma, mentre 1000 quando si moltiplica, in 10 per 10. Ecco, il 70 è tutto il moto del 30 nel 10 per 10, ma è anche tutta la realtà aggiunta a qua, come 4 a 66 e dunque è la realtà dell'energia che non si muove quando si muove interamente. Quando si muove interamente di 4 diventa 70. Ebbene, quando si combina quella che non si muove con quella che si muove interamente, gli si deve aggiungere solo il valore unitario, perché si parte sempre dal valore unitario. 66 sesti e 11 è la presenza 1 del ciclo 10, posto in principio. Se noi poniamo la presenza 1 del ciclo 10, posto in principio, poniamo 66 sesti uguale 11. Ebbene, a questo valore posto presente in principio, bisogna aggiungergli tutta l'energia in tutto il suo movimento. E quando abbiamo fatto ciò, dove si arriva, dice Amodeo, se non al ciclo intero? Insomma, Amodeo ragiona. E quando ragiona, le conferme quali devono essere le conferme? Le conferme possono essere date solo da chi l'ha visto. E chi l'ha visto? Chi ha fatto scrivere la Bibbia. E la conferma, sempre la Bibbia, data a Romano Amodeo, proprio quando anche solo lui, al mondo, solo lui, sarà una cosa un po' strana che sia solo lui a dirlo al mondo. Non è un unico Romano Amodeo nell'unico essere che lo dice al mondo? Ma no, Romano Amodeo è uno come gli altri. E gli altri dicono le barzellette, Romano Amodeo si mette a dire sta roba qui. È l'unico al mondo, ma non conta niente. Perché? È perché conta frottole, Romano Amodeo. Ebbene, quando Romano Amodeo parte di nuovo da 66, che è l'energia, e la muta nel volume 66, quello dato da 66 più 1 più 1, ossia al volume 66, dato da 66 per 1, mette non il valore nel prodotto, ma il valore in linea che lo determina. Il valore in linea che determina 66 è 68, è 66 più 1. E 1, che è il piano 1 per 1, che quando moltiplica 66 lo lascia ancora 66, ma quando gli si somma il 66 diventa 68 e allora tutto il volume è espresso in linea da 68. Allora, afferma Amodeo, il ciclo intero è dato dal suo valore al quadrato più 7, 68 per 68 più 7. Perché deve moltiplicarsi e poi sommarsi con 7? È perché quella è energia. Il prodotto porta a un piano di energia che non si muove. Se non gli diamo tutto il movimento 7, che è quello che si conforma come 6 su 1, noi non arriveremo mai a tutta l'energia, perché
rimarremo ancora a tutto il dinamismo, perché rimarremmo solo in un piano generale di energia che vale 4.624, se non gli diamo il movimento totale 7. Voi dite, ma perché una somma? Capirei se fosse un prodotto, ma è un prodotto, amici carissimi, perché questi numeri sono strutturati dal ciclo 10, esprimono quanti cicli 10 esistono in ogni numero. 4.624 significa che ci sono 4.624 cicli 10, i quali esistono e si moltiplicano l'uno per l'altro. Noi, quando vogliamo esprimere tutto ciò, lo esprimiamo come 10 elevato a 4.624, e 4.624 è un indice. Anche il 7 è un valore che è riferito alla base 10 del ciclo numerico. Quando noi moltiplichiamo 10 elevato a 4.624 per 10 elevato a 7, il risultato è un prodotto, è un fatto combinatorio, ma combinando quantità in potenza che hanno sempre la stessa base, porta nel valore indice a una somma. E quindi noi, vedendo una somma, crediamo che non sia una combinazione. Invece è proprio una combinazione, perché noi abbiamo espresso in linea le varie cose, tutte come linee, e allora siamo costretti ad aggiungere una linea all'altra, e il risultato di questa somma è il fattore combinatorio. Dunque, come vedete, con l'energia i conti sono semplici. Il piano dell'energia, che parte dal volume 66, quando espresso in linea come 68, prevede che il piano dell'energia deve poi avere un flusso di 7 che gli si somma, e vedete bene come il valore a cui si arriva sempre e sempre è quello lì. Insomma, è la conferma data a Romano Amodeo proprio quando parte anche da 51 per 90 più 41, oppure 47 per 98 più 25, oppure da 113 per 44 più 66 sesti, o da 78 per 59 più 29, o da 11 per 11 per 38 più 33, che sono calcoli aggiunti a quelli già visti che ci sono sotto. Adesso io ve li esprimo qui senza avere fatto la menata di mettervi libri scritto. Cos'è 51? 51 è tutto il ciclo 100 quando esiste solo in positivo, e allora esiste in 50. Ma per esistere gli si deve aggiungere il tempo 1. Quindi 51 è tutta l'esistenza reale che esiste nel ciclo 100, che va da meno 50 fino a più 50. 90 è tutto quanto il movimento del ciclo 10 che esiste nel 100. E quando noi facciamo questo prodotto, in sostanza, cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato interamente il 90 per 90 volte quel 51, ma ci manca ciò che dobbiamo mettere in principio. In principio noi dobbiamo avere tutta quanta la realtà nella sua esistenza 1, ossia dobbiamo avere 10 più 30 come il tempo e lo spazio, il tempo 10 e lo spazio 30, il quale 40 esista nel tempo 1. Dunque, posta la realtà 40 esistente in 1, dopo gli diamo il movimento,
il movimento glielo aggiungiamo dopo. Tutto il movimento è dato dal 90, perché 90 è tutto il moto di 10 in 100. Ebbene, quando l'unità non è 10 ma è 51, ecco che tutto porta esattamente a 4631. Ora vediamo il 47. Il 47 di per sé che cos'è? Ma prima di guardare al 47 io guardo al valore sommato infine in 25. Che cos'è 25? È il piano della presenza 5x5, o se volete è un quarto di 100. Si deve partire da quanto vale la presenza. Una volta che abbiamo fissato la presenza 25, dopo metteremo tutto quanto il movimento e lo metteremo sommandolo al 25. Tutto il movimento è dato da che cosa? Stavolta dal 47, che è tutto il movimento della realtà 40. 47 è tutto il movimento 7 della realtà 40. O se volete, è la presenza 3 che esiste in 50 e si muove di 50 meno 3. 47, quando si moltiplica per 98, per che cosa si moltiplica? Per tutto il flusso che esiste in 100. Infatti, quando tutto il volume è 100, il flusso soltanto quanto è? Dobbiamo togliergli il piano avente il lato 1 e 1. Allora tutto il suo flusso rimane 98 dato da 100 meno 2. Allora tutta la realtà in movimento moltiplicata solo per il flusso del piano 2 nel 100 più la presenza. Ecco, arriviamo esattamente al ciclo del 4631. Ora partiamo invece da una presenza che abbiamo capito è il valore che gli si somma. Sono 66 sesti, sono 11, ossia la presenza 1 posta come il ciclo 10 della presenza. Quindi si parte essendoci di già un 11. Il movimento quanto è? Prendiamo un bel volumotto, tutto preciso e espresso in linea. È nel flusso 111 e nel piano del flusso è 1 e 1. Tutta la sua lunghezza è data da 111 più 1 vale 113. Ora dobbiamo considerare che il movimento totale unitario 113 si deve riferire a tutta quanta la realtà. E tutta quanta la realtà è 10 più 30 è 40. Quindi quando noi combiniamo tutta la realtà per tutto il suo moto in linea dato da 113 e lo aggiungiamo a ciò che abbiamo posto in presenza come 11, abbiamo definito il 4631. Altro calcolo, 78 per 59 più 29. Che cos'è 29? È un moto posto in partenza, è l'unità che esiste in 30 e si muove interamente di 29. 30 è 10, il volume è 1000, mentre la somma dei lati è 30. Se nel 30 c'è un 1, allora si muove di 29. 29 è il decimo numero primo. Quindi abbiamo posto in partenza il decimo numero primo, che è il numero 29 che esprime tutto il movimento dell'unità nella trinità del 10. Che cosa gli dobbiamo aggiungere adesso? Dobbiamo prendere la trinità di Dio. 26 per 26 per 26 più 26 più 26, dove Dio è quel 26 che mette tutto il movimento, 6 del piano 10 e 10, quindi quando abbiamo
un piano di lato 10, lato 10 che si muove di 6, in linea è 26. Quando gli facciamo prendere tutto il suo movimento, che è 3, diventa 3 volte 26, diventa 78. Bene, quando si moltiplica per tutto il movimento di un minuto primo in un'ora, avevamo visto cos'era 59. 59 è il tempo minuto presente dentro un'ora, data di 60 minuti, e il movimento di un minuto dentro un'ora è solo di 59. Anche di un secondo in un minuto è solo di 59. Anche di un terzo in un secondo è solo di 59. 59 è il movimento del tempo minuto. Quindi quando noi moltiplichiamo la Trinità di Dio per il valore del tempo minuto e gli sommiamo il decimo numero primo, arriviamo a 4631. Veniamone ancora un altro. 11 per 11 per 38 più 33. Dunque, in principio è posto 33, ossia l'energia solo avanzante. Su questa base dell'energia che diventa massa solo avanzante, 33, quando c'è questa energia in termini di valore morale è la vita di Gesù Cristo. Ebbene, ponendo questo in principio, ora dobbiamo avere il piano, il prodotto di 66 sesti per 66 sesti per 38. Allora, 11 è la presenza unitaria del ciclo 10 in un lato del piano. L'altro lato del piano è la presenza 1 del ciclo 10, quindi un altro 11. 11 per 11 fa 121. Deve moltiplicarsi per 38, che è nell'esistenza 40, data da 10 più 30, solo il flusso di 1 più 1. 40 meno 1 meno 1 toglie di mezzo l'area unitaria che fluisce di 38. Quindi 38 è tutto il flusso. Di che cosa? Del piano totale della presenza, che vale 121. Ecco, quando partiamo dal principio che esiste solo il 33 del flusso in 100, perché l'energia è il piano trasversale 66 che vale 33 più 3, solo la presenza del flusso è 33. Gli aggiungiamo tutto il flusso di 121 per 38, e arriviamo di nuovo a 4631. E qui io vi faccio notare, amici carissimi, che Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo è implicato totalmente in questi calcoli. Perché quando partiamo dal primo che c'è in alto, che è 51, quello lì è il valore del quarto nome Paolo. Quando portiamo in seconda riga dal 47, corrisponde al cognome Amodeo. Quando partiamo dal 113, che è in terza riga, è Torquato, ma è anche Romano Amodeo ed è anche Ro-An-An-Pa-To-Am, l'acronimo a tre cifre, a due cifre. Quando partiamo dal 78, partiamo dal nome Antonio, che è il secondo. Quando partiamo da 11, partiamo da Romano 66, nel suo valore unitario dato da un sesto. Quando partiamo dal 26, partiamo dal nome Anna, che è il terzo nome di Romano. Quando partiamo dal 381, si parte dalla totalità del valore
numerico di tutto il nome di Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo. Quando si parte dal 66 si parte da Romano. Quindi vedete che alla base di questo periodo intero c'è un soggetto al quale in Bibbia si sono rivolti, ma che è così coinvolto da avere in se stesso un valore nominale che porta alla fine del mondo, come Noè, il quale Noè, rispetto a Romano, è l'ultima sillaba. No, è in romano, e si abbatte Roma, e con ciò si attua proprio la profezia di San Malachia, che dice che Pietro romano abbatterà la città dei sette colli. In romano toglierà di mezzo Roma, e no, è il soggetto definitivo e finale dell'esistenza. Gli uomini del futuro a questo soggetto qui si sono rivolti. Tutti questi calcoli sono assolutamente perfetti. L'unico, il solo al mondo che lo fa Romano Amodeo. Ma si dice che Romano Amodeo ha un mondo di fantasia, che si è creato una sua realtà immaginaria. La quale realtà immaginaria è da verificarsi. Con tutti questi calcoli porta a definire che il ciclo terrestre è di 4.631 anni. Bastano questi 10 calcoli a far ritenere vero? No, non bastano. Occorre che qualcuno dia la conferma. Ebbene, la conferma sta in Bibbia. Bibbia è un libro così esperto, perché porta numeri che sono veramente superiori a quelli ai quali è arrivata ancora ora la scienza, a dimostrazione che è trasmessa da uomini che sanno le cose che sono accadute e sono testimoni. Ecco da dove arriva la testimonianza. Dal dettato che essi hanno fatto in Bibbia.